Benvenuti a questa prima puntata di Oltre il Coronavirus, un viaggio a più fermate verso il trascendente, la filosofia, l'esoterismo, la metafisica, la società in tempi di quarantena. Un'occasione forse la più opportuna e più importante per porsi delle domande o crearne di nuove sul senso della vita, con uno sguardo ovviamente teso al trascendente. Lo facciamo con l'aiuto di Mario Garanzini alla regia, tecnico audio di MGO Visual Studios, che saluto. Ciao Mario. Ciao Giuliano. E che ci sta permettendo questo ponte radio, e con un ospite che ha indubbiamente tutte le carte in regola per trattare questo argomento. Sto parlando di Claudio Bonvecchio. Buongiorno professore. Buongiorno. Claudio Bonvecchio è un filosofo contemporaneo, massimo esperto di simbologia, di esoterismo e di scienze massoniche, uno scrittore prolifico che conta più di 300 saggi su vari argomenti, a livello accademico ha vari riconoscimenti, è un professore ordinario di filosofia e delle scienze sociali, presidente del consiglio di corso di studi in scienze della comunicazione dell'Università degli Studi di Insubria, coordinatore del dottorato bello, in filosofia delle scienze sociali e comunicazione simbolica, e inoltre è gran maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia, che è la più antica e storica comunione massonica dal 1805. Tra l'altro Claudio Bonvecchio è noto in rete per molti articoli e convegni, pubblicati anche su vari canali come YouTube, è stato ospite di varie trasmissioni televisive ripubblicate anche su YouTube come Rebus, e è intervenuto in alcuni docufilm, tra cui Il Filo d'Oro, Le Fonti di Sepolte e L'Inza Gesù, dove si tratta di Vangeli, appunto, si parla di Vangeli apocrifi e gnosi, che consiglio veramente di guardare. Anticipo che lo avremo ancora ospite in altri appuntamenti interamente dedicati al discorso in approfondimento della gnosi e anche della libera moratoria, e a questo punto entrare subito nel vivo con una prima domanda. Sicuramente ci troviamo di fronte a una rievocazione di uno spettro della morte in stile medievale, come quello che è stato in questo periodo, come quello che è per il coronavirus, ma come quello che anche è stato in antichità con la peste nera del 1300, tra l'altro che si è diffusa proprio dall'Asia centrale. E la domanda ovviamente verte anche a considerare una figura che secondo me è stata molto suggestiva, però anche in rete ha riscosso un gran clamore, ossia un'immagine un po' metaforica e simbolica di Papa Francesco solo in piazza San Pietro che prega per appunto questo flagello, nuovo flagello in tempi moderni. C'è da chiedersi a questo punto se l'uomo è davvero così solo e abbandonato nell'universo, e subito dopo, nell'era moderna, ha ancora voglia di porsi degli interrogativi sul senso della vita, o preferisce affidarsi al materialismo? A lei la parola, professore. Ma sicuramente le epidemie ce ne sono state tante nella storia del mondo, cominciando dall'antichità, e alcune delle quali rovinose, quella del 300 ma anche quella del 600, che ha fatto più di 50 milioni di morti e che ha ridotto l'Europa quasi a una landa desolata. Sono dei punti di svolta, perché dopo queste epidemie evidentemente le cose non sono più come erano prima. Fatta questa premessa, a queste due domande così impegnative darei questa risposta. La solitudine del Papa, una volta si facevano le processioni e così aumentavano il contagio, è però significativo di una situazione dell'uomo moderno. L'uomo è solo e impreparato di fronte a situazioni di questo tipo, perché per sua mentalità e per sua educazione, soprattutto in un'epoca secolarizzata, gli uomini oggi non pensano più che esiste una dimensione diversa da quella che vivono, una dimensione spirituale a cui far riferimento non solo nelle eccezionalità come quelle in cui stiamo vivendo ora, ma anche nella vita quotidiana. E allora la solitudine espressa dal Sommo Pontefice davanti a una piazza deserta, in realtà è il deserto che l'uomo trova quando guarda all'interno della sua anima, della sua coscienza, se vogliamo chiamarla così. E questo è un fatto drammatico che in queste circostanze si nota con ancora più forza.
La seconda domanda in questo formulata, che anche questa secondo me è molto importante, l'uomo in realtà cerca sempre al di fuori quello che dovrebbe cercare nella sua interiorità. È nella sua interiorità che può trovare le risposte che il mondo esterno, che anche la cultura spesso non è in grado di dare. Jung, in quel libro straordinario che è il libro rosso, sottolinea sempre con forza che è dentro di noi che dobbiamo trovare quell'unione degli opposti che è l'unica cosa in grado di darci un significato nella vita. Perché unione degli opposti? Perché noi siamo abituati a considerare sempre o il bene e il male, il giorno e la notte, tutto quanto vediamo come dimensioni separate e scegliamo solitamente una, siamo unidirezionali, mentre invece è solo nel concepire la totalità che si può ritrovare quella scintilla interiore che sola può guidare l'uomo non solo a superare l'epidemia, ma a trovare una via verso quel centro che, come diceva caro amico, e la Mirzolla è il punto di riferimento a cui ciascuno deve guardare. Direi appunto che Deo Sapiens, e questo è sufficiente. Un'altra domanda, caro professore, è questa. Come lei sicuramente saprà, il transumanesimo è questa corrente che vede la morte come una malattia, e dove addirittura si cerca di trasferire la coscienza individuale in un supporto digitale, quella che appunto viene chiamata la mind uploading. È l'inizio della fine della spiritualità, oppure la spiritualità può evolversi al passo con la modernità? Giustissima questa domanda. Io credo che la spiritualità può sicuramente andare al passo con la modernità, ma non con la stupidità. Perché il discorso del transumanesimo, credo che l'età mi consente di essere molto chiaro, secondo me è una solenne stupidità. Il problema non è considerare la morte come una malattia che si risolve trasferendo al computer determinati aspetti del nostro cervello. La morte è una dimensione spirituale profonda davanti alla quale l'uomo da sempre si è interrogato sul suo senso. Non è semplicemente una sorta di tachipirina che uno prende per trovare un rimedium, che non è un rimedium ma è una fine. Il transumanesimo è fatto per persone che non hanno la capacità, che non vogliono scrutare dentro se stesse. Sono persone che evidentemente vanno rispettate, perché ognuno è libero di dire quel che vuole, ma non vanno seguite. Sono, in un certo senso, che mi ha consentito usare un'espressione molto forte, il diabolicum di questa società. Il diabolicum, il diabolum, è ciò che divide. Loro dividono l'uomo dal suo più profondo senso interiore. L'uomo non è una macchina, non è la più nobile delle macchine. L'uomo è il centro del mondo ed è, in questo essere il centro del mondo, speculare a una dimensione trascendente che è la dimensione divina. In questa unione tra trascendente e immanente, tra mondo e sopramondo, c'è il senso dell'uomo. Tutto il resto è da assolutamente non seguire, perché porta alla distruzione dell'uomo. Questo è per nessuno di noi, io credo, che crede profondamente nell'uomo e nei suoi valori, si vuole augurare. Siamo assolutamente d'accordo, sicuramente, e infatti appunto la spiritualità può sicuramente a questo punto evolversi indipendentemente, deve evolversi indipendentemente dallo sviluppo tecnologico. Quale potrebbe essere la vitamina contro quella che lei definisce nel suo libro Iniziazione e Tradizione come inflazione archetipica? Magari riusciamo anche a dare un accenno che cosa si intende. Allora, io ho detto inflazione archetipica. È una situazione particolare a livello psichico che si viene a creare. Gli uomini vivono, strutturano la loro psiche su base di archetipi. Gli archetipi, lo dice il termine greco, sono idee fondamentali, come uno stampo, se vogliamo, per immaginare un budino e uno stampo, in cui calare determinati contenuti. Esistono, Jung, che è stato il grande pensatore di questa dottrina degli archetipi, se così vogliamo chiamarlo, ha pensato che ci possono essere moltissimi archetipi, ma ha individuato i più importanti: il padre, la madre, l'uomo, la donna, il saggio, l'eroe, per fare un esempio.
ciascuno di questi archetipi agisce in qualche modo nella nostra esistenza. Per esempio, il padre e la madre sono archetipi determinanti in quello che è la formazione della nostra personalità. La figura del saggio dovrebbe essere l'archetipo che guida l'uomo e la donna nella seconda parte della propria vita. L'archetipo dell'eroe è quello che dovrebbe in qualche modo far sì che gli uomini vivano eroicamente la propria vita, dove la parola eroica non vuol dire buttarsi così senza alcuna riflessione, ma l'eroico vuol dire saper affrontare le morti simboliche, cioè i passaggi istituzionali o spirituali o sentimentali o lavorativi della propria vita con equilibrio. L'inflazione archetipica però avviene quando noi non riusciamo a in qualche modo equilibrare dentro di noi la dimensione archetipica con la dimensione reale della nostra esistenza, quando cioè l'archetipo diventa talmente forte da potersi possedere. Vi faccio un esempio. L'eroe, tutte le volte che noi nella nostra vita affrontiamo un passaggio, il passaggio per esempio da quando si è ragazzi a quando si è adolescenti, implica una morte simbolica. Moriamo a tutto quello che precedentemente era la dimensione della nostra vita. Se non lo facciamo, non scatta il meccanismo e saremo perenni ragazzi. Lo diciamo molto spesso di persone che conosciamo. È sempre un ragazzino. Vuol dire che lui non è riuscito a superare quel salto che è importante. Ma però bisogna fare anche attenzione, perché se una persona non riesce a equilibrare queste dimensioni, il salto, che è una dimensione sicuramente eroica, perché bisogna affrontare delle fatiche, se non riesce a equilibrarlo con la sua vita, diventa una persona che continua nella sua vita a ricercare dimensioni eroiche che non sempre possono sussistere. E quindi vuol dire che si butta senza riflettere, vuol dire che fa determinate cose senza comparare alla possibilità reale, vuol dire che immagina di essere quello che non è. Allora questo che io ho preso a modello, come esempio, per la figura dell'eroe, può capitare per tutte altre cose. L'archetipo del saggio, che positivamente significa riuscire a elaborare in sé quella capacità di, non solo conoscitiva ma anche sapienziale, diventa quando a un certo punto una persona immagina di dover dire di tutto su tutto e si impone come la persona che conosce ogni cosa. Questo evidentemente è il tipico caso di inflazione archetipica. Si entra nel suo libro Iniziazione e Tradizione, che io appunto assieme a Massoneria Esoterica della Massoneria ho avuto il piacere di leggere, tra l'altro tutto in un fiato, che comunque dà veramente spunti di grandi riflessioni interiori, dato che siamo in un periodo giustamente anche di quarantena, viene anche più un certo tempo anche per potersi un attimo occupare un po' di noi stessi. Lei fa una differenza, sottolinea una differenza sostanziale tra l'universalità e il concetto universale, praticamente la secolarizzazione. Lo vorrei spiegare un pochettino diciamo per una migliore comprensione. Beh, la secolarizzazione è un fenomeno storico che grosso modo è partito da tempi remoti e in qualche modo è il tentativo di ridurre la società semplicemente al puro modo di esistere. Un modo di esistere certo che non è solo il solo sopravvivere, ma è anche collegato a tutta una serie di altre cose con il vivere stesso vicino, come può essere il benessere, come può essere il desiderio, come può essere l'acquisizione di beni. Tutte cose che sono assolutamente lecite, ma che non contrastano la dimensione spirituale. Invece è partita nel nostro mondo, soprattutto dopo, chiamiamola la rivoluzione francese, ma anche prima, no? Una sorta di ipersecolarizzazione, perché tutto quello che è spirituale non va considerato. Esiste solo l'aspetto materiale, esiste pure l'aspetto conformista, esiste solo l'aspetto, come dire, consumista, esiste il progresso visto esclusivamente come un accaparramento di beni, e il risultato qual è? Il risultato non è, come tanti esageratamente dicono, un'epidemia vista come una sorta di punizione di Dio, è una stupidaggine, ma però è quella dimensione antinaturale che ha fatto sì che oggi il nostro mondo sia in pericolo di esistenza, non solo per queste epidemie e per altre che verranno, ma perché ecologicamente il nostro mondo si sta avviando verso la fine. Questo è il vero problema, perché vuol dire che è un mondo che non sa equilibrare il consumo, il benessere, con quello che invece è una dimensione spirituale che sicuramente non prescinde dall'avere determinate cose, che tra parentesi
non dovrebbero essere solo privilegio di pochi, come sta avvenendo nel nostro mondo, ma dovrebbero essere anche estese agli ultimi di questo mondo, tanto per essere chiaro, ma deve sempre equilibrarsi. È chiaro che quando il mondo si sta deforestando c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che il benessere, il denaro, il mercante prevale su quello che è la dimensione della persona, la dimensione spirituale, che vuole vedere una luce che non coincide con la macchina, col benessere, col mangiare, con i ristoranti, con gli alberghi, con lo status symbol, ma vuole cercare nella persona un valore assoluto, un valore essenziale, che è quello che fa sì che ci sentiamo fratelli nei confronti di tutti gli altri uomini e come tali ci comportiamo. Se questo non avviene, non ci estingueremo per il coronavirus, ma ci estingueremo perché la terra stessa ci punirà come sta avvenendo. E anche su questo siamo assolutamente d'accordo. Lei parla di tradizione in alcuni suoi testi, però a distinguere dalla tradizione con la T minuscola a una tradizione con la T maiuscola. Che cosa significa? Io dico tradizione con la T maiuscola e tradizione con la T minuscola. La tradizione con la T minuscola è un uso, una consuetudine, un modo di fare, è una consuetudine che passa si mangia la colomba, si mangia l'agnello o si passa a Pasquetta in breve fuori posto. Questa è una tradizione, perché la tradizione con la T maiuscola invece vuol dire, in senso proprio del termine, tradere, cioè trasmettere. Trasmettere che cosa? Trasmettere valori. La tradizione con la T minuscola trasmette dei valori maiuscola, trasmette dei valori fondanti. E qual è il valore più fondante di tutto? L'uomo. L'uomo e la donna. Quando dico l'uomo, evidentemente indico la persona in cui l'uomo e la donna sono strettamente uniti. Questa tradizione presuppone, come diceva Leonel Zolla, anche il riconoscimento di un centro da cui ciascuno di noi proviene. Ma questo centro non è un ipotetico paradiso terrestre, ma è quel centro interiore da cui dipende esattamente il nostro modo di vivere, di pensare, di esistere e anche di morire. Se non abbiamo quello, abbiamo solo la tradizione della colomba pasquale, dell'uovo di Pasqua, oppure dei regali di Natale, che sono delle cose anche simpatiche, ma non si risolvono i problemi fondamentali della vita. Per affrontare i problemi fondamentali della vita, noi abbiamo bisogno di avere un centro interiore, una scintilla, che si unisce al grande fuoco del cosmo e che unico ci indica qual è la via da fare, una via che porta alla luce, dove la luce però non è solo un'immagine astratta, in cui ciascuno, come dice, si può bruciare come la farfalla che arriva di fronte alla lampada ed è bruciato dal calore della medesima, ma è il fuoco dello spirito, il fuoco della fratellanza, il fuoco della solidarietà, il fuoco che vede negli altri dei fratelli, come diceva anche sicuramente un pensatore come Kant. È quel fuoco che riempie la nostra vita, che le dà un senso e che fa sentire in sintonia con il mondo e con i nostri figli. Quindi possiamo dire che le forme della tradizione con la T maiuscola sono ancora compatibili oggi come percorsi interiori, non necessitano di un aggiornamento. Sicuramente, si può andare in macchina tranquillamente e sentire questo senso profondo che la tradizione ci dà. Sentirsi in sintonia con tutti coloro che nel passato, nel presente e speriamo nel futuro hanno questa tensione interiore, riconoscono questo fuoco interiore e cercano, al di là delle differenze culturali, religiose, economiche, di etnie, di perseguirlo come il loro bene più prezioso. Siamo appunto nel periodo pasquale, ovviamente, e a breve poi. E il pensiero ci porta alla risurrezione di Cristo, no? Sfruttando un po' la sua preparazione, i suoi approfondimenti, gli studi riferiti appunto ai Vangeli apocrifi e lagnosi, sappiamo che appunto questi testi ci forniscono delle versioni differenti rispetto ai testi dei Vangeli canonici. Basti pensare, poi se sbaglio mi corregga pure, al Vangelo apocrifo di Pietro, in cui Gesù risorge affiancato da, alcuni dicono, due giganti, altri due angeli e una croce, diciamo, parlante in cielo. Lagnosi, come i testi apocrifi, possono contribuire assieme a quelli canonici nel creare quella che appunto lei definisce sempre nei suoi testi una complesso oppositorium,
cioè in ambito religioso, cioè queste due versioni così differenti possono essere unite e avere un'unica lettura? Ma la differenza può rimanere tale oppure può diventare unità. Sicuramente se noi prendiamo i Vangeli gnostici e i Vangeli canonici c'è una profonda differenza. I Vangeli canonici sono Vangeli che sono stati pensati, giustamente costruiti anche storicamente, secondo un modello ecclesiale che ha dato luogo alla costruzione della grande chiesa, sicuramente un'opera originaria, straordinaria e meritoria. I Vangeli gnostici invece hanno come principio due fattori fondamentali, il simbolo e l'individuo. Il simbolo perché Cristo viene considerato un simbolo più che non una persona di carne, come la grande chiesa vuole, e l'individuo perché il risveglio non è sociale, non è collettivo, non è nel popolo di Dio, ma nell'individuo che si rende profondamente conto del percorso che deve fare per arrivare all'interiorità dove trova quel Cristo che è simbolo. È chiaro che queste due modalità sono state profondamente oppositive l'uno con l'altro, con il trionfo della grande chiesa e con gli aspetti residuali che nel corso della storia la gnosi ha mantenuto, l'ha mantenuto spesso nel pensiero talvolta ostinciato dei mistici, l'ha mantenuto nei percorsi esoterici, l'ha mantenuto in tante forme che sono emerse. Oggi nella modernità si tratta di pensare se queste due forme, una più aristocratica, sicuramente la gnosi, aristocratica nel senso che non è per tutti, quello della grande chiesa che invece è molto più diffusiva, se oggi devono essere ancora oppositivi o se invece la modernità stessa richiede che queste due modalità profondamente diverse ma oppositive trovino un unico grande punto di convergenza che è nella figura della persona. È nella persona che queste due dimensioni devono convergere. Importa poco se Cristo è stato un simbolo oppure è stata una persona di carne, perché noi sappiamo che tutte le persone di carne sono anche simboli e tutti i simboli anche si devono materializzare. Oggi la sfida è quella di recuperare una dimensione spirituale, oggi la sfida è quella di trovare un centro interiore, oggi la sfida è quella di recuperare una tradizione che abbiamo perduto. Oggi la sfida è quella di combattere il materialismo, il conformismo, il perbenismo, tutti gli ismi che vogliamo. Oggi la tradizione è quella che ciascuno deve diventare un simbolo e ciascun simbolo si deve incarnare. Per questo che la Pasqua oggi ha un valore, in cui il Cristo, che sicuramente è il simbolo di una coscienza che ha realizzato pienamente se stesso, trovando il divino dentro di sé, deve trovare la sua materializzazione in ciascun uomo. E ciascun uomo deve pensare che nella figura del Cristo si oggettiva quel simbolo che è ciò che anima la sua scintilla interiore. Non è più tempo di contrapposizione, è tempo di lotta contro tutto ciò che è contro l'uomo, contro tutto ciò che è contro la donna, tutto ciò che è contro la natura, tutto ciò che è contro tutti gli altri uomini. Questa è la sfida. Non è più epoca di divisione, ma epoca di unione. D'altronde, come diceva Jung, la nostra è l'epoca della costellazione dei pesci in cui si devono unificare, i pesci si vede nella figura astrologica, sono contrapposti ma si devono unificare in una sola cosa. Appunto, parlando appunto di sempre di epoca moderna, lei è giustamente, come ha risaputo, Gran Maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia e sappiamo anche che il Grande Oriente d'Italia si è prodigato, diciamo intervenuto comunque in questo periodo in favore di aiuti per quanto riguarda il coronavirus. Ho visto da un recente video che c'è stata una donazione di 100.000 euro per Fate Bene Fratelli Sacco di Milano, più altri 50.000 euro per l'associazione MS, per quella nuova ambulanza, insomma c'è stato finalmente una interazione viva e concreta, oggettiva, una grande partecipazione, malgrado tutti i preconcetti, le ombre che continuano a esserci, diciamo, sul discorso libro moratorio, che si possono appunto vedere in internet piuttosto che in televisione, anche con dei film di bassa qualità, però qual è la sfida che il Grande Oriente d'Italia o comunque diciamo si pone come obiettivo dopo
in questo periodo di quarantena, ma soprattutto in vista anche a quella che qualcuno sta ipotizzando possa diventare una nuova recessione, perché il problema del coronavirus non è solamente un problema di salute pubblica, ma è anche un problema di blocco, come sta accadendo anche a livello appunto economico, quindi c'è il rischio di ritornare a una seconda recessione. Questo almeno qualcuno lo ipotizza, noi ovviamente cerchiamo di scongiurarlo, ci aspettiamo che non sia così, però quali saranno le nuove sfide che un libro muratore moderno, italiano, in realtà che appunto può essere una grande rete d'Italia, dovrà affrontare da qui nei prossimi mesi, nel prossimo anno? La libera moratoria universale, perché la libera moratoria universale, che la Presidenza d'Italia ne fa parte, da sempre si prefigge l'obiettivo di un uomo che sia veramente tale, di una persona che viva nel suo tempo, avendo però dentro di sé quella spinta interiore verso la luce, che è il motivo per cui è entrato nella libera moratoria. A questo ci richiama sempre l'insegnamento e anche il costante esempio del nostro gran maestro Stefano Vini, che più di una volta ha ricordato questa sfida, la necessità di questo coraggio, la necessità di essere veramente quello che dobbiamo essere. La libera moratoria è vicino a tutti, e soprattutto vicino a coloro che hanno bisogno, sia che siano fratelli, come sta avvenendo all'interno del Grande Oriente per aiutare tutti i fratelli che hanno bisogno, sia nei confronti del mondo esterno, come ha fatto la Lombardia, come hanno fatto tante altre regioni e come hanno fatto tanti individualmente, senza mostrarlo, perché come diceva il Manzoni negli anni fa, che dona con volto amico e con quel piacere pudico che accetti il don ti fa. Il dono nel silenzio è la cosa più importante. Ma la libera moratoria crede anche che questa sia l'occasione per l'uomo per riflettere su se stesso, per riflettere sul suo posto nella società, per riflettere su quello che è il suo dovere, non solo di cittadino, ma anche di persona, per poter contribuire effettivamente a una rinascita, che sia una rinascita economica, ma soprattutto una rinascita spirituale, perché è da quello che parte la rinascita economica. Se è solo economica, non è nient'altro che un aggiustamento. Se invece è una dimensione spirituale, vuol dire che in questa occasione, che ha fatto tante morti, che ha fatto vedere però sacrifici estremi, che ha fatto vedere come delle persone si sacrificano nelle trincee contro un nemico invisibile, ebbene tutto questo ci deve far pensare, oltre che ringraziarli fino all'estremo, che tutto questo sacrificio, queste morti, questo dolore deve servire l'uomo per migliorare se stesso e per aggiustare quello che è la sua linea di vita. Se questo non lo farà, allora questa epidemia è veramente non sarà servito a nulla, ammesso che un'epidemia purtroppo serva. Ma se serve il sacrificio di queste persone perché cambia qualcosa, allora forse anche questa epidemia ha avuto un senso. Ce lo auguriamo tutti. Un'ultima domanda, che è un pochino diciamo più sobria. C'è qualche libro che sta per uscire, professore, che sta scrivendo, qualcosa che può dire o qualcosa di prossima uscita, e è al limite su quale argomento si direzionerà? Io ho pubblicato, sta uscendo questo libro, Echi dell'Agnosi, che raccoglie una serie di testi che io ho scritto e che non sono facilmente reperibili. Hanno come oggetto l'agnosi, non in senso iperspecialistico, ce ne sono tanti in Italia, in Europa e nel mondo, tutti bravissimi, ma vuole il discorso gnostico, riportandolo alla modernità, come una via possibile tra le tante, che sono tante, non è quella l'unica, perché l'uomo possa trovare dentro di sé e recuperare quella spiritualità che forse purtroppo ha perduto e che può rappresentare una delle vie, lo ripeto, tra le tante, per riuscire a vivere meglio, per poter affrontare meglio tutto quanto di difficile c'è nella nostra vita moderna, che pure per tanti aspetti è molto facile rispetto a quello dei nostri nonni e bisnonni. Ma attenzione, forse rispetto ai nostri nonni e bisnonni, che avevano più problemi pratici di noi, che erano sottoposti forse a dolori maggiori, soprattutto dal punto di vista economico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista sociale, ma però avevano qualcosa che noi non abbiamo. Avevano dei valori, avevano delle certezze, avevano un coraggio che forse noi abbiamo perduto. Allora, è un tentativo di ritrovare certezza, questa forza, questo coraggio che si colpono tutti
quella dimensione spirituale che, come ho continuato a ripetere in questo nostro incontro, si cela nell'interiorità delle persone. Solo nell'interiorità si può trovare la strada per arrivare a un grande risultato. Diceva un famoso alchimista, che era Fontanelli, a chi lo interrogava: ma quanto è lungo la strada per arrivare alla pietra filosofale? La pietra filosofale, che non è la pietra che tramuta tutto in oro, questo è banale, ma è, come dire, il raggiungimento di una meta interiore, di quella scintilla interiore che diceva prima. E Fontanelli diceva: è lungo quanto la distanza che sussiste tra la mente e il cuore. Noi dobbiamo fare in modo che la mente diventi il nostro cuore e che il cuore ovviamente diventi la mente. Ma il modello è quello della scala di Giacobbe dell'Antico Testamento, in cui l'uomo sale verso il cielo e il cielo discende verso la terra. Benissimo, io a questo punto ringrazio di essere stato con noi, la ringrazio di essere stata con noi, ci ritroveremo sicuramente in futuri interventi per approfondire e anche per alfabetizzare un attimo i vari discorsi che abbiamo appunto cominciato a trattare oggi con questa anteprima di apertura. Ringrazio appunto anche Mario Garanzini per la regia e tutti coloro che ci vorranno seguire. Arrivederci e al prossimo incontro, insomma. Arrivederci, professore. Grazie a tutti voi.